quanto sei da record italiano. Si ritrova per la prima volta in carriera nella condizione di favorito Luca Dotto. È da valutare se la pressione giocherà un ruolo rilevante o meno. I brividi, le emozioni, l'adrenalina della gara regina in certo stile libero. La finale europea è cominciata con Luca Dotto in corsia numero 4. Che va all'attacco, è parte subito veloce, per lui in passaggio sotto 23 non spaventa assolutamente, poi esce sempre molto bene dalla virata e lì inizia a spingere ulteriormente. Sta ruotando ancora molto sciolto, si deve accorciare col sinistro in ingresso, 22.90. Dotto per un soffio davanti al russo Grekin che gareggia in corsia numero 8, quella più in alto nella maschera dell'Aquatic Center. Luca Dotto ha sempre un piccolo margine di vantaggio, prova l'assalto in corsia 5, Cremana, Mignona, Luca Dotto ai 10 metri al comando, qui deve spingere più che può, Luca Dotto è sempre davanti, è medaglia d'oro per l'Italia, Luca Dotto campione d'Europa, 48 e 25, è il quarto nuotatore azzurro di sempre a un europeo a salire sul gradino più alto del podio. Cucine 58, poi Lamberti nell'89 e poi Maldini l'ultima volta nel 2012, mostra i muscoli Luca Dotto e fa bene perché è riuscito a creare qualcosa che pochi italiani nella storia del nuoto sono riusciti a concretizzare. Beh, questa è la gara che tutti vogliono, questa è la gara che tutti ambiscono a vincere, la gara più prestigiosa